Vittorio Alvomano ha omaggiato uno dei suoi più illustri concittadini, il regista cinematografico Tonino Valeri, intitolandogli il Cineteatro Comunale di Largo Ferrari. A quasi 3 anni dalla morte del regista, l'amministrazione comunale, insieme alla Proloco e al Consorzio BIM, ha celebrato il maestro del filone spaghetti western, con l'intitolazione del cineteatro proprio nel giorno in cui il cineasta avrebbe compiuto 80 anni. Tonino Valeri è stato un grande esploratore di generi, soprattutto del western. Si inserisce benissimo negli anni 60-70, il suo è un cinema che in qualche modo crea, insieme a tutta una serie di altri registi, una rappresentazione mitologica di quel tempo, il rapporto con i padri, che era uno dei temi attorno al 68, però esplorata in maniera, diciamo, eccentrica attraverso delle figure archetipali che lui interpreta attraverso il western. Per cui tutti questi film, compreso Il mio nome è nessuno, che vedremo stasera, è un film in cui si rimettono in discussione i vecchi valori e per creare forse una nuova società che da un lato c'è stata, dall'altro ancora no. Una persona, per quelli che hanno avuto modo di conoscerla, una persona alla quale non piaceva più di tanto esternare, una persona riservata, forse in un certo qual senso assomiglia anche a me. E quindi anche per questo forse molti a Montorio sanno, ma tanti nei salotti giusti non lo conoscevano. Ed è stato riservato anche quando ci ha lasciato nel 2016, perché lo stesso giorno che ci ha lasciato Dario Fo, lo stesso giorno che hanno conferito il Nobel a Bob Dylan, e quindi le testate giornalistiche erano tutte occupate da altri eventi, anche in quell'occasione è stato molto riservato. E anche per questo non si è stato parlato molto di lui, però è una persona che comunque il segno con quello che ha fatto nella sua arte, sono persone che lasciano sempre dei segni nella storia, che anticipano i tempi e che lasciano dei segni indelebili come quello che Tonino ci ha lasciato.